Matthews con la tag What a Sigma. Comincia la spam di Becker. Entrambi i giocatori cercano di trovare Green FN nella tag. Matthews, attenzione, un altro molto esplosivo da entrambi i player che stanno cercando di trovare l'entrata. Greninja molto favorevole nel matchup, è in grado di fare tante whiff punish agli overshoot di Palutena. Sì sì, ma lo vedo dash attack, eccolo qua. Attenzione, la conversione dash attack. Arriva il back air con il TP cancel. Buona la tech da parte di Galax per non continuare la conversione di Matthews. Entrambi i giocatori cercano di giocare di whiff and punish. Bello il parry da parte di Matthews. Qua un side B un po' strano. Secondo me ha cercato la lettura del TP cancel, ma non è arrivata. Galax ha deciso di tornare normalmente. Situazione di ledge chiuso, riesce a tornare al centro stage. Attenzione, dash attack. È in percentuale da down tilt, down smash, sì, quindi finirà per quello. È veramente una situazione ottimo molto, Nair. Molto... Bella spot. Prova. Purtroppo Greninja nella sua difesa ha tante difficoltà. Attenzione. Quindi gestirà molto arriva male. Trap buonissimo qual fair a trovare la kill. Idropompa. Che conversione! Mamma mia, Galax da subito spettacolo in questo strepitoso game 1. E ricordiamo che BO3, ragazzi, qua ogni stock conta come l'oro. Ottimo il counter, arriva subito, rimette le cose in pari, palla al centro, 2-2. Galax sa quello che fa, conosce Greninja e si vede. Invece, diciamo, forse un po' anche la pressione da parte di Matthews. Comunque è difficile tenere la concentrazione quando sei quello sedato per vincere, quello che ce la deve fare, contro invece quello che non ha nulla da perdere. Attenzione, dash attack, prova. Qua non arrivano. So quanta experience abbia Matthews nel matchup. So che a Manhattan non in penso, regione. Cioè, penso solo Manhattan a Roma ci sia. Attenzione. Ottima read del salto. Read del salto da parte di Aper, la cosa che preferiscono le palu. Down throw. La lettura del salto un'altra volta. Mamma mia. Conosce questo player a memoria? Attenzione. Ottimo. Arriva il down air. Non dà la hit di Spike, ma prende Sour Spot. Down tilt non prende. Qua buona la tornare in centro stage da parte di Matthews, che riesce a tornare. Mamma mia, alza le mani pure. Sa lo spettacolo di questo player. Matthews palesemente stressato. Sì, sicuramente. Cioè, comunque, prendersi le prime due stock così, mamma mia. Galax da spettacolo qui. Ush. Arriva side B. Attenzione Becker. Down tilt. Nair. Molto aggressivo in questa prima parte di game comunque Galax, che si vede. Ottimo, arriva la conversione, fair, non kill ancora. Situazione off stage, un po' brutta per Palu. Cerca ottimo di tornare, arriva il back air, non kill, non basta ancora per killare. Attenzione, off stage adesso Greninja. Situazione brutta, ma riesce a tornare al centro stage. Matthews è veramente bravo a trovare modi diversi sempre per tornare on stage e per prendersi al centro. Attenzione, arrivano i Nair. Side B. Sneak. Sbaglia qua la punish. Nair, Becker, off stage. Qua è veramente brutta la situazione. Fair, prende la stock. Matthews dice che c'è, si prende un bel respiro. È ancora even. Leggero vantaggio da parte di Palutena, ma siamo lì. Attenzione. Gestione perfetta del netto da parte di Galax. Qua sbaglia il neutral B. Dall'altra parte. Sì. Reversato per sbaglio. Attenzione il fair che hitta con l'ultima hit. Ottimi spaziati da parte di Matthews. Sì, sì, sì. Matthews calmo, paziente, sa che deve aspettare. Qua non arriva la conversione dal drag down con la grab. E ancora, situazione, stage, attenzione il drag down. Mamma mia. L'altro fair forse è buona qua l'SDI da parte di Galax per uscire. Attenzione. Molto brutta la situazione per Matthews qua. Becker, attenzione dash attack. Brutta situazione adesso, killa veramente tutto di Palutena a queste percentuali. Prova la lettura di uno spot dodge, ma non arriva. Aia, prova di nuovo la lettura del salto. Subito, bravissimo comunque Matthews, che si è adattato in pochissimi minuti.
può provare l'elettro del volevo provare il lancio di una Erdo. Ma bravo Gallax a stare calmo e paziente, ad aspettare. Salto. E qua la situazione. Prova l'edge trump. Buonissima la reazione da parte di Matthews che torna subito on stage. Centro stage per Matthews. Percentuali molto even in questa situazione. Entrambi possono killare. Prova l'up smash, ma prende la tech. Abbastanza la DI. Sì, buonissima. Ottimo il suo display per proteggersi. Attenzione, Fair. Prova la conversione con. Si dà un tilt. Grincia, personaggio molto forte. Eccolo, down throw, buona la DI. Prova il lettore del salto, ma ancora la DI tutto. Di Matthews la salva. Nair, ottimo, mamma mia, Nair, bellissimo, ottimo, ottimo, veramente. La pettata che non arriva per un pelo, per pochissimo, prende la pettata. Cioè, veramente situazione, 1 minuto e 37 comunque, ragazzi, arriva il backer e si prende la kill. Lo scudino. Mamma mia, questo primo game subito, fantastico. Matthews com'è ce l'ha però, secondo me Matthews ce l'ha. Sicuramente ce l'ha, ma anche Gallax dall'altro punto ce l'ha. È veramente even, può andare a chiunque. Matchup molto particolare perché entrambi i personaggi hanno veramente delle pessime difese auto shield. Matchup veramente particolare, mi sembra chi riesce a convertire meglio dalle singole hit si prende le stock, come ha fatto esattamente Gallax nelle ultime tre, appunto. Attenzione, Grinja verde. Grinja verde, decide di diventare un team pesto. Matthews full power. Comincia il loro neutral molto paziente. Entrambi i giocatori comunque sanno che devono aspettare se vogliono vincere. Qua prova il Nair per iniziare sui Nair loop. E arriva la grab. Non trova la read dell'air dodge. Ce l'ha questa air dodge, ma fa un po' fatica. Sì, ma non prende il sta facendo un po' fatica Matthews a capire dove farà il drift dall'air dodge. Esatto. Ma sa che lo farà l'air dodge. Attenzione. Buonissima la lead iniziale da parte ottima di Matthews. 76%. Buono questo shuriken. Attenzione. Da un titolo con prova l'airdodge, ma di nuovo rida l'airdodge, ma non rida la DI dall'airdodge. Arrivano in air loop, possono essere pericolosi qua. F-tilt. Nair, back air. Non arriva la conversione, la stringa con dash attack. E qua Matthews ne approfitta. Offstage, riesce a tornare, a riprendere centralità. Gallax. Secondo me Gallax in questo game fanno un po' più fatica. Sì, sicuramente. Nello scorso game ha trovato delle win condition veramente molto situazionali. Sì, a parte molto situazionali, ma già dall'ultima stock si è visto l'adapting di Matthews. Acqua, esatto. Brutto il counter, ma non riesce a trovare la punish. Non shield poca per un miracolo. Quel Nair è fair che non killa, ancora vivo Matthews Gallax. Ha un shield molto picco in questo momento. Deve riuscire a trovare il massimo damage output possibile Gallax prima di perdere la stock. Invece Matthews qua dovrà provare in tutti ottimo, i modi a chiudere la stock. Fair. E trova il down tilt fair a chiudere. Prova la read. La lettura di un di una roll, ma non la trova. E arrivano le conversioni da parte di Gallax che prova a cercare. Aia, per un pelo non arriva. Ottimo la grab. Hit. E forse questo è una fair. Riesce sempre a. Ottimo a punire base, molto spaziato. Bene dai whiff dell'avversario. Comunque, Matthews, c'è da dirlo. Ogni volta che Gallax sbaglia, Matthews riesce a trovare sempre il massimo dei danni possibile. Attenzione. Buono. Back air da down tilt. Sto giocando del combo startup. Cerca la lettura, ma non entra per miracolo. Buona la prova ancora. Sì. Con la grab dal corner. Back air. Ottimo Bayer questo. Down throw proverà. Attenzione dash attack. E qua arriva down il down throw. Niente prova da fare. Buonissima il disadvantage da parte di Matthews qua. Arriva il down throw di nuovo. Prova frame, la. Non la trova. Adesso queste percentuali palutina fa veramente difficoltà a killare. Ottima lead del salto a parte di Matthews. No, prova il drag down. Non arriva. Becker prende la stock. Prende la stock. Gallax in questo momento deve respirare. Ottimo e invece dall'altra parte Matthews deve tenere questo concentrato questo advantage esplosivo che lo sta portando a grande successo. Attenzione Nair, arrivano le combo, arrivano i loop, 31%, buoni. Prova il fair. Prova la spike, lettura del salto. Mamma mia, hit. L'aveva letto per un pelo, non riesce a trovare quel down air che avrebbe riportato, avrebbe completamente ribaltato il game in un attimo. Attenzione, arriva il fair, ancora viva Palutena. Ricordiamo tutti quanti, questa è best of three ancora. Sì, è ancora best of three, ragazzi. Se Gallax dovesse scritto. Trovare la quadra in questo game, ottimo, ha provato la stessa di prima. Ottimo down air. Questa volta non spike, purtroppo. Quella roll-in che poteva. Spento lo schermo? Spento lo schermo.
Attenzione, si è spento lo schermo. Una piccola interruzione. A quanto pare a Galax si è spento il monitor. No, sì, c'erano anche i testimoni dietro. Sono le prove. E infatti quella roll-in era un po' sospetta. Vabbè. Ma torniamo col game. E qua subito trova la stock, Matthews. Questo sarà un po' un momentum break per entrambi i giocatori, sì, ma sì, più che altro per Galax. Entrambi switch di momentum in un attimo. Ora Galax deve riuscire a non farsi prendere dalle emozioni e dalla rabbia di questo monitor, che poteva essere decisivo, soprattutto in questa situazione. Qua prova la lettura, Matthews. Mamma mia, ottimo, la lettura! Prova la Tomahawk qua, era, non prova. La grab era ottima, ma... Attenzione, Fair. Mamma mia! La riporta tutta. Comunque Galax ha delle letture forse Matthews fenomenali. Voleva arrivare più centro stage. Sì, ma veramente sono fenomenali. Arriva il ottimo, già Jab fa tanti danni. Non cerca di convertire. Molto paziente, lo rispetta forse anche un po' troppo da questo punto di vista. Galax infatti lo sta capendo sta e non invece, a differenza sua, non lo sta rispettando. Prova il down air to frame, ma per un pelo non hitta. Attenzione, situazione molto even. Entrambi i personaggi al centro. Il player marchigiano vuole far sentire la sua presenza. Vuole vincere questo set. Deve chiuderla ora. Attenzione, ottimo, arriva il back air. Down tilt forse. Una situazione per Greninja. Di nuovo il back air a lettura del get up attack. Ma il lateral get up più scudo salva il nostro Matthews. Situazione neutra. Un po' di spaghettate da entrambi i player. Può succedere di tutto in questo finale di partita di game 2. Questa è la stock decisiva per Matthews. Potrebbe essere per questo set. Attenzione, back air. Ottimo il back air. Potrebbe essere decisivo. Il trump non ne arriva. Ottimo. Back air. Adesso situazione di svantaggio. Galax che non arriva. Attenzione, a prendere. Arriva il back air. Back air. Lo scudino. Lo sapeva tutto. Sapeva tutto. Galax con l'upset. Un down air incredibile. Mamma mia. Mamma mia, Galax. Super palutena. E si prende 2-0 su Matthews.